San Nicola è di tutti, del resto Nicola significa vittoria del popolo, Nicolaos in greco significa vittoria del popolo, quindi c'è una, come dire, un carisma popolare e trasversale di Nicola che tocca tutti, indipendentemente dalle fedi e dalle civiltà e dalle culture, perché San Nicola, ecco, diciamolo a lettere chiare, San Nicola non è santo perché ha difeso la fede come era accaduto fino a lui. San Nicola è il primo santo del calendario romano, dico il primo santo, che è diventato tale in vita. San Nicola non è morto ucciso, come si dice, è morto vecchio. Quindi è stato il primo santo che è stato riconosciuto tale perché ha agito nella carità. Fino a lui, cioè il santo prima di lui, era un martire. San Nicola coincide con la svolta costantiniana, quindi siamo nel IV secolo, e per la prima volta nella Chiesa si fa avanti l'idea che la santità non è legata allo spargimento di sangue, come era accaduto in quei 300 anni di fila, a cominciare da Nostro Signore, passando per gli apostoli, i discepoli, via via, per tutti i santi che conosciamo antichi. Lui è stato il primo ad essere riconosciuto tale non dalla Chiesa, ma dalla gente. È la gente che andava dietro Nicola e lo riconosceva come santità, e per questo è entrato nella concezione cattolica che santi si può essere non solo come testimoni della fede spargendo il sangue, ma anche come testimoni della fede nella vita, nella carità, nell'amore.